Ciao di Gooch, ben ritornati al vostro Andrico, mantenuto su Pokémon Ultrasole. E dopo lo scorso episodio, ovvero abbiamo fatto la prova di Alixia e esplorato a fondo il resort Anuano, è il momento di andare all'Ether Paradise. E quindi io ti permetterò di farmi accompagnare all'Ether Paradise, certo che te lo permetterò, Vicio. Eccellente, sono certo che la nostra sede ti strabilierà, ok? Aspettatemi, vengo anch'io! Ah, urla sempre. Oh, la Kauna Alixia c'è onore della sua presenza, scommetto che è qui per te. In effetti, lo ammette più forte di me. Mi piace vegliare sui giovani che affrontano il giro delle isole. Sarà il mio istinto materno. Avrà 20 anni e ha l'istinto materno. Ascoltate ragazzi, cercate sempre di superare i vostri limiti, la vera sfida è con voi stessi. E ricordatevi che i Pokémon sono i vostri migliori alleati. Professore, vieni con noi? Purtroppo non posso, ho un sacco di cose da fare. Andate voi e poi mi racconterete. Ho sentito parlare delle straordinarie tecnologie della Fondazione Ether. Buona visita ragazzi! E non dimenticate la vostra prossima tappa all'isola di Hula Hula. Vi aspetto al giardino di Mali. Ah, già, è ora di salutare Akala. Comunque possiamo tornarci quando vogliamo, no? Allora dirigiamoci alla nostra imbarcazione, ci attende almeno un viaggio sul Mar di Alola. Bene, bene. Ah, c'è una nave personalizzata. È straordinario che una montagna di metallo come questa possa galleggiare. In realtà sotto il traghetto c'è un Pokémon che lo regge, sai Andrea? Bella baby, eh. Che faccio? Ah, non vedo l'ora di vedere l'Ether Paradise. Qui sembra che Vicio comunque sia sempre lo stesso cattivo, tra virgolette. Anche perché nello scorso video, prima di andare all'Ether Paradise, volevo appunto esplorare un pochino il resort Anuano. E dicendo di no alla sua domanda, vuoi venire con me? Io ho detto no, lui mi ha fatto una faccia strana e si è arrabbiato parecchio. Quindi insomma, può essere che o è più cattivo... oppure è cattivo uguale. Quindi se è più cattivo, secondo me sarebbe una bella cosa. Però vediamo come va. Eccoci qui, benvenuti all'Ether Paradise. Quello ha una maschera, non mi ricordavo io. Quella maschera. Lo scopo principale di questa struttura è di proteggere e salvaguardare i Pokémon. Qui impieghiamo una tecnologia avanzatissima. Nei laboratori dei livelli inferiori stiamo sviluppando dei nuovi tipi di Pokéball. Sempre con l'obiettivo di proteggere e salvaguardare i Pokémon, si intende. Tuttavia non è possibile usare Pokéball in questa struttura. Viene messo costantemente un segnale radio per bloccarne il funzionamento. Ok. Vicio, un attimo. Signorina, mi meraviglio di lei, signor Vicio al limite. Anzi, ho un titolo, lo usi. È ciò che è meglio se dice a un capo. Ah, mi scusi, signor capo filiale. E adesso vogliate scusarmi, ma sono atteso dalla direttrice. Abbiamo un meeting importante sulla protezione e salvaguardia dei Pokémon di Akala. Si occupi dei bambini in mia assenza, sia gentile. Ah, si respira finalmente. Andrea, oh, benvenuti, sono Cicere, è un piacere avervi qui. Molto piacere. Oh, come fa a sapere i nostri nomi? I nostri dipendenti ci tengono al corrente di tutto quello che succede sull'isola. So anche che siete interessati a protezione dei Pokémon di Akala e vi ringrazio. Bene, seguitemi, vi mostro l'ingresso principale. Andiamo! Yeah,
Eccoci arrivati. Al banco di Deception è possibile far rimettere in sesto i Pokémon. Andrea, how? State facendo il giro delle isole puntando al titolo di campione, giusto? Quindi avete entrambi 11 anni. Proprio così. A 11 anni si è abbastanza grandi per affrontare il giro delle isole. Il mio obiettivo è arrivare a lottare con mio nonno allo stesso livello, ma sono ancora lontano. Per ora penso a godermi il giro delle isole. Capisco. E così appena avete compiuto 11 anni siete partiti. Scommetto che non vedevate l'ora di imparare a diventare dei bravi allenatori per prendervi cura dei vostri Pokémon nel modo migliore. E ora andiamo a piano superiore, vi mostro la zona protetta. Bene. Ok, vediamo se è cambiato qualcosa o se è totalmente uguale. Il colore, forse sì, il colore un pochino è cambiato. Un pochino più scuro. Ricordiamo che Leather Paradise è adibito alla protezione e salvaguardia dei Pokémon. Per questo motivo l'uso di Pokémon è proibito all'interno della struttura. Una zona protetta! Qui accogliamo i Pokémon che sono stati estratti dal Team Skull. Inoltre cerchiamo di salvaguardare i Pokémon più indifesi, come per esempio Corsola. I Corsola sono preda di un altro Pokémon, Marini. Lasciate che vi legga, costruisce il mio Pokédex. Dovete sapere che quando ero più giovane è vegeto molto accanto. Corsola. Ad allora i rametti sulla testa di Corsola sono spesso più corti del normale per la presenza massiccia di Marini, i loro nemici naturali. E come dice il nonno, anche la natura può essere crudele. Voi della Fondazione Aether riuscite a proteggere tutti i Pokémon? Sarebbe bello, ma non è così facile. Quando si interviene bisogna fare molta attenzione a non alterare l'equilibrio della natura. La Fondazione Aether è veramente incredibile. Mi chiedevo però, come mai avete deciso di stabilirvi ad Alola? Non saprei, la direttrice è una persona un po' misteriosa. A proposito della direttrice, qui nella zona protetta se volete incontrarla. Sì, mi farebbe molto piacere incontrare la super quarantenne Milfona. Dunque, inizia l'esplorazione massiccia. Dobbiamo uno starmi. Personale addetto a guardare i Pokémon in acqua. Che bel lavoro, Ok. No, qui la strada è bloccata. Penso che ti facciano seguire per forza una strada. Non puoi sceglierne una che pare a te. Quindi devo per forza seguirne una prestabilita. Ok. Sì, vabbè, alla fine si gira sempre in tondo. E dovrebbe essere qui. Miei cari piccoli Pokémon, non abbiate paura. Proteggerò io con tutto il mio amore. Oh. Andrea, how? Benvenuti sulla prima data della Fondazione Aether, meglio nota come Aether Paradise. Io sono Samina, la direttrice della Fondazione. Sono lieta di conoscervi finalmente. È sempre un piacere incontrare degli allenatori in gamba come voi, impegnati nel giro delle isole per imparare di più sui Pokémon. Purtroppo, dovete sapere che c'è anche gente spietata che maltratta i Pokémon o che li sfrutta per il proprio tornaconto. E io sono qui per questo. Io sono come una madre per questi poveri piccoli Pokémon e mi prendo cura di loro. Da me avranno tutto l'amore che non hanno mai ricevuto. Ma mio amore non ha confini, si sente anche ai confini di mondi lontani. Wow, davvero ammirevole. Un esempio da seguire per tutti noi, così giovane e già così saggia. Sei proprio un ragazzo dolce, hai pieni 40 anni, sai? Ma sì, 40 anni. Certo. Caffè! Aspetta, ma dici sul serio? È tutta una questione di stile, Hau. E devo dire che il tuo aspetto lascia un po' a desiderare. Se vuoi posso darti qualche consiglio a riguardo un giorno di questi. Ma pensandoci bene, non credo che il tuo stile faccia per me. Ma magari a Lilia starebbe benissimo. Beh,
Dovresti fidarti ciecamente di me senza preoccuparti di niente. Credimi, i bambini sarebbero molto più felici se facessero tutto quello che dicono gli adulti. Scusatemi, la mia voce ha subito un attimo un calo a causa degli ormoni che prendo. Quella scossa proveniva da livelli inferiori? No, da qua proveniva. Oh, sei forse una creatura proveniente da un mondo lontano? Signora Samina, stia indietro, c'è qualcosa di strano in quella cosa! Povera piccola creatura. Ok! È apparso un Pokémon. Emana una potente aura, la sua difesa aumenta di molto. Tu credi che a me interessi la tua difesa, a me interessa solo la tua difesa speciale. Andiamo subito con paralizzante. Veleno shock. Ah. Oh mio Dio. Ok, andiamo anche con psicoraggio, così facciamo un bel po' di danni. Grazie al fatto che è veleno. Un bel po' di danni, un paio di pa. Andiamo con raccio tomba, da stab. Il drop di difesa non mi interessa tanto ora che è paralizzata. Aspetta, andiamo un po' con morso, magari tentenna. No, non tentenna. Proviamo ancora una volta. Ah, fugge, ok. Peggio per lui. Mamma mia. Come pensavo, ho bisogno di quel Pokémon, quello che mi è stato portato via. Quella era un'ultra creatura, una delle creature che vivono dall'altra parte degli ultravarchi, ovvero quello che voi chiamate ultramondo. Ah, le loro facce, bene. Hanno gli occhi. Ma chi sono quelli e come sono vestiti? Questi sono i nostri ospiti, sono dei membri dell'ultrapattuglia. È grazie alle preziose informazioni che ci forniscono che la fondazione è riuscita a scoprire qualcosa di più sulle ultracreature. Prego, è ora di fare le presentazioni. Darus. E da Zai. Ultravarchi. Siamo arrivati ad allora tramite l'ultravarco, ma non siamo originari di qui. Veniamo da un mondo di tenebre la cui luce è stata rubata da un essere chiamato Necrozma. Necrozma è una creatura incredibile. Può controllare la luce semplicemente e stavolta perde un po' il controllo. Però è anche in grado di emettere una luce misteriosa che usa sugli altri esseri viventi. Non c'è niente di cui avere paura. Che arrivino pure tutte le ultracreature esistenti dell'là di ultravarchi. Che venga pure Necrozma. La Fondazione Aiara è pronta a difendere Alola. Non permetteremo a nessuno di rubarci la luce. Perciò state tranquilli, è tutto sotto controllo. Cicera, questi ragazzi stanno affrontando il giro delle isole, vero? Allora è bene che si rimettano in viaggio. Per favore, fai in modo che possano raggiungere la prossima isola senza problemi. Sarà fatto! Io andrò a controllare che i cari Pokémon di cui ci occupiamo qui stiano tutti bene.
Parlerò con Micio per capire le cause della scossa di poco fa. Forse qualcosa è andato storto con l'esperimento per aprire un ultravarco. Ma perché stava tipo col braccio alzato, stava ridendo? Venite ragazzi, è ora di partire per Hula Hula. Ciao! Ciao ragazzi! Incredibile, non solo abbiamo visto un ultravarco, abbiamo anche incontrato delle persone venute da un altro mondo. Dobbiamo assolutamente raccontarlo alla professoressa Magnolia. È stata una sorpresa anche per noi. Comunque sono contenta che lo prendete in maniera così positiva. Ecco un regalo in ricordo della vostra visita qui a Leather Paradise. Una malasada e una MT. Wow, una malasada Maxi, grazie. Una malasada come questa è più buona se viene condivisa con gli amici. Hai proprio ragione. Non c'è cosa più bella di un buon pasto consumato in compagnia. Andrea, per te invece ho la MT psichico. Però niente, perché è un povero stro. Un povero stro. Stro, senza nient'altro da aggiungere. Vi auguro buona fortuna per il vostro giro delle isole. In questa immagine che si avvicina a Cicera minacciosa. Grazie signorina Ciceria. Hai detto che signorina, per caso hai visto se ha un anello al dito? Non si vede, Hao, a causa della bassa risoluzione dello schermo del 3DS. Quindi, zitto. Ah, che esperienza, ancora il cuore che batte a mille. Ci pensi? L'ultravarco e le ultra creature si stanno davvero. Quello davanti si è un po' emozionato. Non vedo l'ora di scoprire la prossima isola. Anch'io, Hao. Ma non possiamo mica andarci a stomaco vuoto. Ah no? Una bella malasada è quel che ci vuole. Le malasade sono tipo una specie di pasta con roba dentro. Non pasta tipo... una pasta tipo bombolone ripiena, c'è capito? È una pasta chiusa, ripiena di qualcosa. Mi sembra di aver letto, mo. Non mi ricordo, più di un anno fa l'ho letto e anche di sfuggita, quindi proprio giusto tanto per leggerlo. Non è che mi ci sono soffermato più di tanto su quello che era. Quindi non mi ricordo di preciso, però dovrebbe essere buona. Oh! Bella Hula Hula, mi piace. In teoria incontravamo qua Manuel Hock, però a quanto pare l'abbiamo già incontrato, quindi nulla. Eccoci arrivati, anche stavolta il viaggio è andato a gonfie vele. Qua ci sta anche il covo del Team Skull. Hula Hula è così diversa da Mele Mele Akala. Wow, questo viaggio è davvero fantastico. Andiamo adesso, abbiamo appuntamento con i Prof Cookie al Giardino di Mali. Tu che dici? Ci avrai invitati a un picnic? Beh, lo scopriremo presto. No, wow. Non penso. Ratam! Eccoci arrivati a Hula Hula. Ho aggiunto il Pokédex di quest'isola. Cattura più Pokémon che puoi, Ratatam! Sì, anche perché sto cercando la pietra... la nero pietra mentre gioco. E quindi più Pokémon catturo, più è facile che trovi la nero pietra grazie al Poké Resort. Che comunque si puoi mandare i Pokémon all'avanscoperta di grotte e percorsi. E ti posso trovare cocci, pietre e quant'altro tu voglia. Sempre però se te lo trovano, certo. Andrea, ti propongo una sfida. Mamma mia. E beh, allora diamoci dentro. Mi sono appena curato, ti propongo una sfida. L'hai fatto apposta, pare fatto. Può anche essere. Mi dà fastidio che lui riesca a tenere Torraket fuori e io non posso tenere Lillipop almeno fuori. Almeno Lillipop, dacci i denti. No, how, te lo scordi che lascio lui davanti. Ramona non sembra, ma l'ho usata un bel po', Specialmente in velocità, in attacco speciale un po' di meno, ma in velocità gli ho fatto fare un bel po' di lavoro. Ad ogni modo, l'alleno molto più in là. O meglio, nel senso... la inizio a far combattere fra un po'. Fiammo bomba detonante, vai.
non è molto efficace, lo dico io. Sti cavoli se è efficace. Wow! Mio Dio! Ma siamo seri? Ragazzi, qua c'è qualcosa che non va, Livello 30, ho capito, ma non è che perché è livello 30 allora deve shottarmi di brutto, Oh, ma 33 punti danno con un morso, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando davvero? Oh! Dopo niente, basta che mi scotta pure, meno male. Oh. Ah, ci picchia. Ok. Sarà Raichu, vuoi cambiare Pokémon? No. Ah, però c'ha le mosse folletto Raichu. Ah, contro tipo lotta, porca miseria. Non ci ho pensato per niente. Boh, intanto ricarico, vediamo che mi fa Raichu. Non recupero massima vita, però almeno qualcosa. Psichico, porca. Ah! È tipo psico, sì. Ah no, sacro, c'è le mosse. Non lo so, boh. Non lo so. Ce l'ho proprio sottolevellati per combattere contro Hau, Ah, ho capito, devo allenarmi un bel po', devo allenarmi, Ok, con due rocce tomba, ora che hai anche avuto il drop di velocità. No, 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 ma dai. Ma si può essere più sfigati di così? Mamma mia. Mo t'aggiusto io, mo t'aggiusto io, t'aggiusto. Vai. Attacco rapido. È stronzo fino all'ultimo, Mamma mia. Oh. Che spina nel fianco. Proprio spina con due P. Mamma mia. Oh. Prepotenza di Taurus, ma ti pare? Ma ti pare possibile? Che poi Taurus come fa a essere più veloce di un Macro? Non lo so, Cioè un Macro è stato, Non lo so, Vai, fallo nero, fallo nero. Oh, come godo. Mandalifion, ma... Oh mio Dio! Basta, ci provo. Bracere. Attacco rapido, non è che mandi KO. Ai 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 ragazzi, ai ai ai. È tosta. Vai, revitalizzante max su Marco, ma non mi interessa. Mamma mia, che lotta difficile. La più difficile fino ad ora. Non oso immaginare cosa sia la Lega allora Hau. Quando dobbiamo sfidarlo. Non so neanche se è lui il campione, non lo so. Dovrebbe essere lui a questo punto il campione. Oh. E Lifion se ne va a quel paese. Noibat!
No, va bene così, va bene così. Vai, per il momento è ancora solo volante, quindi va bene. Oh. Mamma mia, ragazzi, che parto! Però sapete cosa? È così che deve essere un gioco Pokémon, ti deve far sclerare per la difficoltà, dai! Non è che sia chissà quanto difficile, però, insomma, è la difficoltà è stata notevolmente aumentata. Vai, hai un Licarrocchium Z, bene. Era assieme all'ammalato da Maxi che mi ha dato Cicere, ma per adesso non ho intenzione di allenare un Licarrock. Lo prendiamo di default? Non c'è che dire, Andrea, tutti i Pokémon sapete davvero divertirvi in una lotta. Lo dice sempre il nonno. L'importante nelle lotte è divertirsi, che si vinca o si perda. È così che pian piano si diventa forti. Zitto, che ti ho battuto! Seppur patendo le pene dell'inferno, ti ho battuto. Mi sa che ti dobbiamo farci una bella chiacchierata, Torraket, poverino. Comunque, è ora di andare a cercare il professor Kuga al giardino dei mali. In marcia! Ma how? Io devo allenarmi, io sono troppo sottolevellato. Faccio pena. Io non posso continuare a lottare così in questo gioco. Per me è troppo difficile, au. Ok, sapete che c'è, magari è un po' presto per finire l'episodio, però lo termino qui, Cuccio, perché davvero, se questo è il livello a cui sono ora, io non merito di giocare. Non posso giocare a Pokémon in queste condizioni. È un livello troppo basso, purtroppo. Stemma del dominante, Ah, quindi direi che per questo video la finisco qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Spero che vi siete fatti 4 risate sul mio scleramento incredibile contro Wow. Giuro che non ho mai sclerato così tanto per una lotta Pokémon. Quindi Cuggi, in descrizione link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.